Oggi però l'ARPA smentisce. Ecco, è singolare la velocità nella quale Comune ed ARPA, notoriamente lentissimi nel fornire le informazioni, noi siamo come Italia Nostra abituati ad avere dei tempi di risposta che viaggiano dai 4 agli 8 mesi di risposta media alle domande che facciamo, in questo caso con una sicurezza. Questa sicurezza dimostra che allora non si è fatto nessun accertamento vero, reale della situazione dei luoghi. Quello che noi sappiamo e che è memoria storica dei cremonesi che hanno avuto modo di lavorare nei luoghi è che i terreni posti al di là della tangenziale, cioè tra la tangenziale e la ferrovia e quindi il quartiere Po Nord, sono dei terreni che sono a fortissimo rischio di inquinamento. Tanto è vero che già anni or sono, quando si realizzò la prima porzione, la porzione più occidentale del parco filtro tra città e raffineria, l'amministrazione comunale rinunciò all'irrigazione mediante pozzi. E questo è un fatto molto significativo. Rinunciò all'irrigazione mediante pozzi perché, per quanto ci risulta, la falda risultò già non affidabile sotto l'aspetto della sicurezza e l'irrigazione avvenne per, credo che sia stata fatta per scorrimento in sostanza. Ecco, allora le prove che erano state fatte per tentare l'irrigazione mediante pozzi avevano dato un risultato disastroso, falda inquinata. Certo, non è la posizione interessata direttamente da questo progetto urbanistico, in mezzo c'è il rilevato della ferrovia, ma il rilevato della ferrovia si sovrappone agli strati storici e quindi non rappresenta un diaframma che possa impedire all'eventuale inquinamento di sorpassare questo limite geografico e raggiungere la periferia del quartiere Po Nord. Ne vedremo sicuramente delle belle ancora. Grazie. Prego.